Buongiorno da Altre Visuali, siamo qui alla Cassa di Risparmio di Fano con il dottor Riccardo Borini, coordinatore d'ambito territoriale di Fano. Allora, una prima domanda che le vogliamo porre: come funziona il dopo di noi, di cosa si tratta, dove e come funziona, ovviamente? Il dopo di noi parte dalla legge 112 che è stata approvata dal governo nel 2016, di conseguenza ci sono stati degli atti regionali che hanno affidato agli ambiti delle risorse. Il nostro ambito per il 2016 è a 155.000 euro. Durante l'estate, appunto, dopo questi atti regionali, abbiamo fatto diversi tavoli di concertazione con i familiari, con il tavolo disabilità, con le associazioni, per fare questo percorso partecipato nell'individuazione di questa nuova struttura del dopo di noi. E abbiamo mandato il progetto alla Regione, che abbiamo fatto a metà, il 16 di ottobre, e la Regione ha approvato questo progetto. Quindi noi adesso partiremo nella fase operativa con un bando di coprogettazione in cui chi si aggiudicherà l'affidamento di questo servizio dovrà fornire sia il personale sia l'appartamento idoneo per questa realtà. In questo appartamento saranno inseriti, come vuole la normativa nazionale e regionale, 5 disabili con una debita assistenza e soprattutto con dei piani individualizzati concordati con l'UMEA, che è l'unità multidisciplinare dell'ASUR, e quindi dovremo fare questo bando di affidamento in perfetta linea con i singoli piani educativi personalizzati di ogni singolo disabile. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, sappiamo che ci sono dei fondi europei, chiaramente, che in buona parte delle regioni italiane dovrebbero utilizzare, ma come si sa le utilizzano molto spesso poco e male. A riguardo, diciamo, di quest'ambito, come si sta muovendo la Regione Marche, a che punto è, come siamo messi sostanzialmente? Allora, nel 2016 e 2017 il nostro ambito ha intercettato risorse europee per un importo di 1.350.000 euro con 3 bandi: il POR, piano operativo regionale, il PON, piano operativo nazionale, e un terzo progetto europeo per quanto riguarda l'emarginazione grave e quindi i senza tetto, le povertà estreme. Questi progetti, poi lo dirò nella relazione, prevedono già fin da ora degli interventi significativi negli inserimenti lavorativi per quanto riguarda gli operatori della mediazione, che saranno 2 assunti a 32 euro alla settimana, quindi insomma due persone diciamo specializzate proprio per favorire questi inserimenti, e prevederanno anche dei laboratori per il bilancio delle competenze, per poter diciamo impiegare le persone che devono essere inserite, dare le qualifiche alle persone che devono essere inserite per le nuove esigenze del mercato. In più sta per uscire a livello regionale un nuovo bando, il bando 9.1, che prevederà risorse proprio per finanziare le borse lavoro. Quindi la Regione sta per uscire con un bando che sarà riservato agli ambiti territoriali, in cui attingeremo risorse solo per l'indennità delle borse lavoro. Abbiamo una normativa anche qui recente della Regione Marche, la DGR 1334 del 2016, la 293 del 2015, la DGR 293 del 2016, che ci danno importanti indicazioni rispetto a questi inserimenti lavorativi dei soggetti diciamo disabili e soggetti diciamo che hanno perso il lavoro. L'ultima delibera presenta delle criticità che dovranno essere affrontate presto dalla Regione Marche per dare delle linee comuni agli ambiti territoriali, 23 ambiti territoriali sociali. Quindi concludiamo questa intervista insomma sperando che qualche cosa di buono e di concreto si faccia. Ringraziamo il dottor Riccardo Borini per la sua grande disponibilità. Vi ringraziamo da Altre Visuali, buona giornata, è tutto.